Buongiorno Buongiorno e a voi. benvenuto dottor Renato Sablic, medico, gastroenterologo e responsabile dell'unità operativa qui nell'azienda 5 Pordenonese delle malattie croniche. E dottor Sablic, io lo chiedo subito, se ci può illustrare meglio qual è l'unità che lei dirige, a cosa serve e chi può rivolgersi. E le chiedo anche qual è il rapporto che il suo servizio ha con il volontariato e nello specifico con l'associazione che collabora con voi. La ringrazio molto. Certamente. Allora, l'unità operativa sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nasce da un'esigenza fondamentalmente che è quella di occuparsi in maniera multidisciplinare di un capitolo della patologia che necessita di un approccio di più specialisti. Sono queste le malattie infiammatorie croniche intestinali. L'unità operativa che è stata creata, che si chiama IBD Unit, dall'acronimo inglese Inflammatory Bowel Disease, è in realtà un gruppo che ha un core, diciamo uno zoccolo duro, chiamiamolo così, che è costituito dal gastroenterologo che coordina, in questo caso io sono attualmente il coordinatore, questo gruppo, da un radiologo o più radiologi dedicati, da un chirurgo che deve essere un esperto di queste patologie e da un patologo che ha un ruolo importante nella definizione diagnostica differenziale tra una di queste malattie e altre malattie. Naturalmente c'è anche tutta una serie di specialisti, chiamiamoli di contorno, ma non meno importanti, che di volta in volta entrano in gioco perché sono malattie che, oltre ad avere un'espressione patologica a livello dell'apparato digerente, in realtà possono colpire anche altri organi ed apparati, per cui di volta in volta abbiamo bisogno del reumatologo, abbiamo bisogno del dermatologo, dell'oculista, c'è anche la necessità in alcuni casi di avere un supporto psicologico e non di meno una consulenza nutrizionale, soprattutto per i pazienti più impegnativi, più gravi, che possa in qualche modo aiutare sia nella fase acuta della malattia sia nella fase poi cronica, perché si tratta, come avrete capito, di patologie croniche intestinali. Il supporto dell'associazione Amici, dell'associazione dei malati di malattie infiammatorie croniche intestinali in Italia, ovviamente ci sono altre associazioni nel resto d'Europa e nel resto del mondo, è un supporto fondamentale, fondamentale soprattutto nella fase di stimolo delle istituzioni a darci una mano, perché capite che ogni cosa in medicina ha un peso medico, ma anche un peso, diciamo, politico, intendendo per politica non la politica dei partiti, chiaramente, no? E l'associazione è forse la parte di questo contesto alla quale chi dirige la sanità è più sensibile, perché viene dal cittadino, viene dalla richiesta dell'utente. E quindi Associazione Amici, abbiamo qui il presidente regionale Gianni Campanella, è stata fondamentale per portare avanti alcune istanze, alcune proposte organizzative in ambito nazionale che poi si sono tradotte in un decreto legislativo che ha avuto un'applicazione anche recentissima a livello regionale.